Signori, siamo a Ferrara, Palazzo degli Estensi, Castello, Savonarola in restauro che mi guarda. Sto girando come un pazzo, non mi giro perché sono un po' stravolto, ma dentro sono di una felicità estrema. Sto facendo una tournée che neanche quando avevo 21 anni facevo una roba così. Mi cambio in macchina, mi spoglio nei gabinetti dei bar, mi faccio dare manate, pacche sulle spalle. Giriamo con queste liste civiche che non riesco più a capire cosa siamo. Mi sento io un Savonarola, che invece dei piagnoni che lui aveva dietro, io ho dietro i sorridoni, i gioconi. Sono queste liste civiche di cittadini che ormai si stanno impadronendo e ce la faranno sicuramente dei loro comuni, cittadini che entreranno dentro né di destra né di sinistra. Ora io sono tra Padova e Ferrara e faccio ormai i comizi, non so cosa, io mi sembra di aver sempre fatto comizi nella vita, ho sempre fatto comizi. Stanno la stampa, i giornali stanno mettendo proprio un cappa di silenzio su queste cose, anzi spostano le date, non ci danno le piazze, ci portano, ci decentrano dai centri, insomma, e però la soddisfazione è che tutti i sindaci PDL, PD-L, PDL, queste robe qui che non esistono più, stanno cominciando a copiare tutte le cose che diciamo delle 5 stelle, l'acqua, le energie rinnovabili. Questi sono i ferraresi, la città delle biciclette, odio le biciclette, ho già avuto 3 incidenti con le biciclette. Ci sono queste vecchie pericolosissime a Ferrara nel centro che hanno 2 borse della spesa, il telefonino, l'ombrello e la bicicletta. Sono pericolosissime. No, è una città molto a misura d'uomo, vedete, in mezzo alla bicicletta, è fantastico. Peccato che hanno questo petrolchimico e sarà un disastro perché Marghera sta fallendo. Quindi questo dipende, questi 3 centri da Mantova e qua dipendono, e Ravenna dipendono dal petrolchimico di Marghera. I prossimi licenziati saranno questi 1000 operai che lavorano qua. Questo potrebbe essere un centro di eccellenza veramente per tutto, per il turismo, per la qualità della vita, per l'ambiente, per il cibo. Per l'agricoltura invece abbandonata, mi sento un po' io come Savonarola, che vado in giro con questi gioconi invece che i piagnoni e mi fanno delle cattiverie molto sottili, nel senso che prima io facevo spettacoli e adesso faccio dei comizi che sono leciti e consentiti dalla legge. Per depistare e farci spendere di più, allora dicono che se ci sono io non è un comizio, è spettacolo. È spettacolo, allora devi spendere molto di più, devi avere i vigili del fuoco, la sicurezza. Allora devo fare spettacoli, devo fare comizi che non siano spettacoli, quindi devo vietare alla gente di ridere o di ridere di nascosto. È pazzesco. Le liste saranno una 70, non riesco a starci dietro, siamo in 4 a certificarle. Noi certifichiamo che siano incensurati, è la cosa più difficile che mi sia successo nella vita. Cercare degli incensurati è pressoché quasi impossibile, noi ce la facciamo e ce la faremo. Il 6 e 7 giugno ci conteremo, entreremo come dei virus nei comuni, come consiglieri, poi ci riuniremo tutti e faremo una tattica e li disintegreremo, queste salme della politica, ci stanno copiando. Il segretario dei DS l'hanno visto su un tetto di un comune che ha visto per la prima volta i pannelli solari. A 50 anni scopre i pannelli solari sopra un comune e fa lo spot politico sui pannelli solari. Sono fantastici. Adesso prendono tutte le nostre idee ma non le capiscono. Comunque noi andremo avanti e sicuramente, se non sarà quest'anno, fra un anno, fra 2 anni, avremo vinto su tutti i fronti. Io sono stanco, senza voce, un po' spompato perché faccio 3-4 comizi al giorno, non mi era mai successo, però sono di una felicità, torno bambino. Questa immersione nella gente, toccare, farmi toccare, fotografare, abbracciare, queste cose d'affetto, a Bari erano 7000, poi ci è andato lo psicopedonano. Il nostro Presidente del Consiglio se n'è andato dopo 3 minuti, non c'è oggi un politico in grado di girare senza scorta per le piazze d'Italia. Io ci sono e sono senza scorta, anzi la scorta serve ai cittadini da me. Quindi buon 168 e ci vediamo presto, spero direttamente nei comuni. Ciao.